Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta edizione del Festival della Psicologia per capirsi che si tiene qui in provincia di Frosinone. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale qui presente, in particolare l'assessore ai servizi sociali Angela Mancini, e quest'oggi si svolgerà l'ultima parte delle 2 giornate del Festival della Psicologia che guarderà una cerimonia di premiazione più un convegno sulla psicologia del turismo e del viaggio. A proposito di viaggio, so che molti di voi vengono da molto lontano, dal Piemonte, dal Sud Italia, quindi non posso che anche in nome dell'amministrazione comunale porgere i miei più sentiti ringraziamenti. Prima di iniziare, io vorrei farvi presentare tre ragazzi, cui Matteo Marcelli, Rachele Magnante e Francesco Silva. Sono alcuni ragazzi che hanno tenuto un corso di scrittura espressiva con la docente qui presente Evelyn Vasullo, e all'interno di questi corsi si sono tenuti proprio l'elaborazione, la scrittura di alcune lettere rivolte a se stesse. Io ora vorrei farvi ascoltare i giovani ragazzi e per poi passare appunto alla creazione. Inizia. Caro me, perché fai così? Perché non inizi a migliorare? Non miglioro alcune cose perché rimando tutto a domani. Ecco cosa dovrei migliorare. Per migliorare dovrei essere come mia mamma, sempre pronta a fare tutto. Non credo però che io possa migliorare da un momento all'altro, ma con tanto allenamento. Perché sono permaloso e a volte bugiardo. Ma non voglio cambiare tutto di me, perché senza alcuni difetti e pregi non sarei Matteo. A volte penso che se l'uva è matura, troppo matura, non sia buona, o se è troppo acerba, perché la qualità giusta si trova nel mezzo, così dice un vecchio proverbio. Perché non c'è uomo senza difetti come non c'è un'uva perfettamente matura. Ci siamo persi un po' di vista e poi eccoci di nuovo in terza media. Tu sei ancora quella ragazza un po' riservata del banco di meno, non è vero? Io, ancora quella ragazza a te estranea del primo banco? Non si sa. Il nostro rapporto è mutato così velocemente che quasi non ci si ricorda più degli aspetti passati o non si bada a fare comparazioni approfondite. L'unica cosa di cui mi rendo conto di questa velocità è che ora non siamo più le due compagne di scuola che si conoscono appena, ma siamo due amiche che insieme ad Alessia parliamo delle ricreazioni, facciamo squadra in palestra, condividiamo le giornate. Non pensi, mia cara amica, che sono proprio quelle due bambine di noi a svolgere la matassa e che sono proprio loro a tirare quel filo infinito? Un giorno a raggiungere la felicità.
anche molte volte andare oltre il limite dei limiti, soltanto per raggiungere uno scopo, una finalità sociale. Molte volte mi trovo ad essere permaloso, perché mi offendo semplicemente per anche uno scherzo. Molte volte tendo ad odiare le persone arroganti, le persone che purtroppo non hanno avuto una giusta educazione. E molte volte mi ritrovo a riflettere su di me e come posso cambiare il mio carattere e diventare un giorno una persona che invece di guardare sempre al lato negativo possa guardare al lato positivo e possa raggiungere i propri obiettivi, come per esempio non far arrabbiare troppo i propri genitori, non essere troppo permaloso o non stare oltre gli schemi ed essere sfruttato molte volte. Io mi sento anche fortunato nell'aver avuto questi tre ragazzi all'interno del corso che abbiamo svolto all'interno dell'istituto. E io a tal proposito vorrei chiamare, giurati i presenti e nominarli come un attestato di partecipazione al festival. A Rachele Magnante. Di partecipazione per Matteo Marcelli. E quest'ultimo attestato di partecipazione per Francesco Silo. Ieri pomeriggio c'è stata un'altra brillante giornata, c'è stata una tavola rotonda sul quale abbiamo discusso sul parete con diverse associazioni, anche con la presenza di alcuni ragazzi. Questo ci ha fatto molto, molto piacere. Questa mattina abbiamo fatto un sold out per i laboratori di arte e terapia per adulti. E portare queste tematiche sociali, anche culturali, all'interno di un paese come il nostro, un borgo medievale, ci fa tanto, tanto onore. E grazie ancora. L'ultima cosa, i quadri che vedete qui sulla vostra sinistra sono dell'artista Agnes Pedler, un'artista ungherese molto conosciuta, e sarà qui tra poco per chi vorrà fare dei ritratti su commissione d'offerta libera. E sul tavolo in fondo c'è anche un tavolo dove potete prendere un libro regalo e fare una donazione all'UNICEF. Io ora passerei alla premiazione, chiamerei qui i giurati più presenti. Grazie. La giuria è stata composta per la categoria adulti dalla dottoressa Martina Cerelli, dottor Massimiliano Mancini, dottoressa Samantha Muscedere, dottor Carlo Romanti presente, dalla provincia di Bari, giusto? Dottor Gianluca Rossini qui presente, dottor Lorenzo Spurio, la dottoressa Michela Zanarella. Sono arrivati centinaia di lavorati che la commissione, la giuria, ha valutato con estrema attenzione.
perché si valutava non solo lo stile narrativo, ma anche lo stile emozionale, no? Per così vogliamo definirlo. È stato molto molto complicato, quindi premiare tutti sarebbe stato un po' complicato. E appunto ci tenevo a precisare di fare un po' i complimenti a tutti quelli che hanno aderito a questo concorso. Io ora adesso passo la parola ai giurati, dottor Giorgio Rossini. Primo premio per Laura Galizzi. Perdonatemi. Cominciamo appunto con le menzioni di merito. Luca Taschini, provincia di Terni. Ho paura. Conosci questa sensazione? Il corpo cede, lentamente. L'animo si assottiglia, sempre di più. Quasi come una pasta sfoglia passata a macchina in continuazione. Dalla bocca non fuoriesce più aria, ma brevi singhiozzi si alternano a fanghiglia torbida e ruggente. Il corpo non si sposa più. Sono solo. Dicembre 2020. Aristotele scriveva: se c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione, perché ti preoccupi? In fondo, come contraddittorio. Quando ci troviamo di fronte ad un problema, per quanto grande esso sia, dovremmo essere capaci di affrontarlo, intraprendendo una strada piuttosto che un'altra, qua per solito. Ma quando questa strada non si trova? Qui ricordo i nostri problemi, perché gli uomini non accettano una condizione non risposta. Sembra che un requisito essenziale per vivere felici sia proprio quello di avere risposte ad ogni dubbio, ad ogni piccolo dilemma. Ci stiamo illudendo, probabilmente anche Aristotele con quello del sacro. Non stiamo accettando la vera condizione dell'essere umano, quella di essere limitato. È difficile, tutti lo riconosciamo, perché abbiamo necessità di sapere, di scoprire, di avventurarci e di non avere paura. Ma lei si nasconde dentro i tombini, in tarda sera, lungo le vie della città, nei boschi durante le tempeste, talvolta anche sotto i nostri stessi letti, un posto dove crediamo di essere al sicuro. È difficile parlare, ma ho avuto paura quando ho visto la mia vita, come rugiada al caldo sole del mattino, sciogliersi di fronte alla non risposta. Mi tormentava giorno e notte, era lì. Prima sui muri, poi sullo schermo del computer, sul cellulare, via dei volti infidi e mischini dei politicanti. Era lì con me, ad ogni mio passo corrispondeva uno scuro. Ogni tentativo era vano, era incollato al mio corpo inerme come una maledizione che io, purtroppo, non sapevo come sciogliere. Perfino l'acqua ormai era indigesta. Sentivo il suo tanfo di parole per finirsi. Con il tempo si è portata via anche il cibo, nutrimento essenziale, per cui il mio corpo cominciava a divorare se stesso. Quanto tempo avevo? Dimenticai il ticchettio degli orologi, il suono della sveglia, il canto degli uccellini e quello dei miei moriti prima mattina. Dimenticai il sapore e il suono della pioggia, con la sua natura rinfrescante e rigenerante, culla degli anni avvenuti. Nelle pareti bianche della mia stanza sentivo l'oscurità che si c'era e la completa assenza della creatività. L'oscurità del pittore che di fronte alla sua tela bianca si trova disarmato. L'oscurità del compositore che di fronte al suo pianoforte abbia apato. I loro animi non riescono ad accettare tali condizioni, per cui prima o poi si ribellano. E quando lo fanno, vi garantisco, emana una forza che se non si prova non si è in grado di spiegare. Forse nemmeno io sono ancora in grado. Ma quando mi sono rialzato e ho abbandonato la paura sul ciglio di un burrone, ho visto la vita. E non solo la mia debolezza dell'esistere. Mi ha scelta spostare inizialmente dai flussi portatori di novità vincenti, ma sapevo benissimo che tutto ciò era temporaneo. Come un cucciolo uscito per la prima volta dalla tana, dovevo scoprire, dovevo toccare con mano, dovevo sperimentare. Questo mi aveva portato con il tempo a capire cosa mi risuonasse dentro la grande cassa del mio animo. Mi avrebbe portato a scoprire la mia natura, il mio io. Tutto era nuovo. Non ero più la formica che si accontenta di giacere sotto una foglia di parola della pioggia. Quella foglia mi aveva protetto e intrappolato. È arrivato il momento di sentire le gocce rintoccare sulle mie spalle, sciogliere i nodi dei miei capelli folti e appesantire il mio passo. Sì, perché ero consapevole, e lo fui in breve tempo, che la mia strada non era quella comune asfaltata, sicura, scorrevole, bensì una vecchia strada di campagna, arricchita di tante difficoltà, tra cui erba alta,
animali pericolosi, buche e fatti. Ma ciò sembrava non spaventarmi, e neanche io mi spaventa, perché il mio viaggio sarà faticoso, ma forse è l'unica via che porta all'alba. Decisi in breve tempo di avventurarmi, come Colombo in cerca della mela. Ma il viaggio in sé è già parte della mela. Ed io sono ancora lì, in mezzo ad un mare sconosciuto, in attesa della pioggia per dissetarmi, in attesa che un pesce appocchi al mio amo per sfamarmi, in attesa dell'avvistamento di una terra e del luccichio dei miei occhi. Inaspettatamente qualcuno ha deciso di accompagnarmi. Chi lo avrebbe mai detto? Un giorno nel grande fiume interiore vidi passare un oggetto di legno caratterizzato da una forma particolare. Fu proprio quella forma ad attrarre la mia attenzione. Poteva essere pesata alle mani, era liscia ed opaca, con delle pieghe nel legno tali da garantire l'appoggio al di sopra dei muscoli del ferro. Una ditata. Una delle più grandi invenzioni dell'uomo. Perché essa, come gli esseri viventi, muta, emette sempre un suono diverso in base all'umidità, al calore, al freddo. È vero. Come gli uomini si alterano con le stagioni. Quale compagno di viaggio migliore? Costruì una barca per l'occasione, così cominciò il viaggio. Talvolta ho ancora paura di non trovare una terra accogliente, persone a me affini, ma guidato dal barlume della fiducia, continuo perché, per mia fortuna, qualcuno ha già incontrato. E come si sa, questi incontri condizionano fortemente l'anima. Vorrei dirti che ce l'ho fatta, che neanche una tempesta con venti fortissimi riuscirebbe a piegare il mio corpo, ma non è così. Questo perché il mio viaggio mi ha consentito di scoprire la mia sensibilità. E da quel momento in poi, lentamente ho cercato di rafforzarla, di creare uno scudo intorno ad essa. Ma come si sa, anche gli scudi dei più grandi cavalieri possono essere infatti. Ed è successo. Sempre quando meno lo aspettavo. Ma in fondo è così che funziona la migliore squadra della vita, no? Se fosse tutto programmato, non sarebbe un po' noioso. Se fossimo già a conoscenza del giorno in cui incontreremo amore per la via, o del giorno delle nostre nozze, o il giorno della nostra morte. Non abbiamo necessità di essere a conoscenza della realtà degli eventi, ma vivere i giorni, perché ognuno di essi può regalarci emozioni che sono nascoste dietro le ore, i minuti e i secondi. Sei qui. Puoi sentire la terra sotto i tuoi piedi, puoi vedere le foglie cambiare colore e poi cadere nel periodo invernale. Puoi rinfrescare il tuo corpo nelle acque fredde del mare. Puoi essere partecipe della vita, perché la nostra libertà non consiste nell'avere uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Partecipare del flusso costante e continuo della vita. Sei qui, non nasconderti nel sottosuolo, ma manifestati per ciò che la natura ti ha donato. Questo mondo ha bisogno di pastori, di anime salve e pure, e tu puoi essere lì alla guida di un gregge, in perdita della propria individualità e irrepetibilità. Tu sei unico. Non sperperare la tua energia casualmente solo per necessità. Direzionala verso atti d'amore spontanei e credimi, c'è ancora molto da scoprire. Ma vorresti scappare, lo so. Quante volte ti sei chiesto perché? Perché non riuscivi a restaurare rapporti di amicizia e amore? Perché tutto il mondo ti sembrava strano? Perché nulla ti appassionava? Semplicemente stavi cercando di guardare nel luogo sbagliato. Hai avuto anche dimostrazioni di ciò. E non eri consapevole quando un paio di anni fa, per tua scelta, hai deciso di intraprendere un percorso universitario che ha aperto i cancelli nella tua integrità. La filosofia. Ma come ti sarà stato con me? Il tuo animo ha parlato per te e tu ora sei orgoglioso. Non scordatelo anche ora che la fine si avvicina, ora che cominci a vedere il traguardo. Quel traguardo che vedevi ogni domenica quando ancora gareggiavi in bicicletta, ma che non era il tuo. Non hai bisogno di correre, di arrivare con il fiato in gola. Cammina come si solito fare in mezzo alla natura. Certo, sarai comunque stanco all'arrivo, ma potrai procedere dopo una breve sosta, mentre l'affannato corridore necessiterà di una sosta maggiore. Goditi ogni momento e ogni futuro. Hai saputo cogliere il giorno che hai deciso di intraprendere l'università in filosofia, il giorno che hai deciso di iniziare a suonare uno strumento musicale, il giorno che hai deciso di iniziare il tuo percorso terapeutico. Eri pronto in ogni occasione, perché hai saputo dare valore ad ognuna. E non preoccuparti se lungo la strada perderai indicazioni, la bussola impazzirà e ti troverai senza cartina geografica. Fermati sotto un albero, concentrati sulla tua respirazione e distaccati dalla tua dimensione corporea per entrare in quella spirituale. Lì troverai sempre una risposta e sai bene che essa è la tua verità. E ricordati, il mondo è come un libro e chi non viaggia ne conosce una pagina soltanto.
Proseguiamo con una menzione in merito per Antonio Blunda, provincia di Palermo. Anche per lui un applauso. Un'altra menzione di merito per Serena Lincioni, provincia di Varese. Menzione di merito per Valeria Petruzzelli, provincia di Ferrara. Per 2 anni,
sei riuscita a ristabilire un contatto solo quando hai cambiato casa, nel secondo capitolo della tua vita. Niente, Vale. Non è stato così bello e roseo come dici tu. Ci sono state notti di pianti e sofferenze anche prima, solo che non te lo ricordi. Hai rimosso gli sms a cui non hai ricevuto risposta, i ti amo a cui hanno risposto con un grazie, le delusioni, le amare conclusioni e le amicizie sbagliate. No, non le ho rimosse, ma le ho affrontate sorridendo. Sono stata forte nonostante la mia piccolezza. Ero sola, sola davvero, e nonostante tutto ho continuato a sorridere. Allora perché non sorridi più? Perché poi è arrivato il momento in cui ridere era per gli sciocchi e quelle cicatrici sono rimaste. Resta la fine di un sorriso e l'inizio di una guerra. Resta la voglia e la sete di riscatto, di vendetta. Resta tutto quel dolore che scatena l'intensità di un terremoto. Restano i solchi delle unghie nei pugni stretti, la rabbia, la voglia di urlare e fuggire più forte. E i sorrisi, Vale? Dove sono i sorrisi? I sorrisi li regalo chi li merita. Sono io a costruire la mia felicità. Il resto andare a farsi contro. Amen, sorella. Con grande dispiacere vi comunico che a causa della drammatica alluvione che ha colpito la mia città, Cesena, e devastato gran parte della mia regione, la Romagna, non posso partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 28 maggio in Monte San Giovanni Campano. È una situazione apocalittica, indescrivibile, che non mi permette di allontanarmi dalla mia zona, ancora sotto acqua, con tante persone isolate che non hanno luce, gas e neanche da mangiare. C'è tanto fango da sparare dalle strade, da ogni casa, buttando gran parte dell'arredo degli elettrodomestici che ricordi di una vita. In disastri come questi, ogni persona della comunità è indispensabile. Dobbiamo sostenerci a vicenda e fare sentire tutta la nostra solidarietà, portare ogni aiuto possibile a chi ha perso tutto. Quindi voi capirete che non posso mettermi in viaggio con un tale stato d'animo così tanto. Vi ringrazio per aver condotto con grande professionalità e accuratezza ogni fase del concorso e per la meravigliosa organizzazione della cerimonia di premiazione. Ma è la vita che ci pone sempre nuove sfide. Adesso noi dobbiamo solo rimboccarci le maniche, indossare gli stivali di gomma e sparare per rinascere. Grazie per la vostra gentilezza e disponibilità. Questo è un messaggio da parte di Maria Caterina, che ci segue. Menzione di merito a Jessica Tommasi della provincia di Perugia, menzione di merito a Valeria Maria Rocchetti della provincia di Viterbo. Menzione di merito a Veronica Ricci della provincia di Frosinone, menzione di merito a Lolita Inforzi della provincia di Perugia, menzione di merito a Marina Doria della provincia di Vercelli. Ciao gioia mia, è da tempo che volevo scriverti, ma non ho mai avuto il coraggio. Ho preferito lasciarti in quella stanza buia a contare i minuti, forse le ore.
mi sono dimenticata di te, segregandoti incatenata nell'angolo più nascosto del mio cuore, troppo impegnata a dominare le ansie, le paure, inseguendo false chimere che non portavano a nulla. Ho vissuto una vita mai vissuta, consapevole o con l'incoscienza che qualcuno mancasse nelle mie giornate, qualcuno sospeso nel vuoto, tra terra e cielo, qualcuno da tenere per mano, accudire, amare. Ecco, forse non ti ho mai amata, rifiutando di fermarmi un momento per comprendere dove avessi lasciato la bimba dai biondi capelli, dagli occhi colori del mare, dal viso pallido e triste. Ho preferito dimenticarmi di te, come tu non fossi mai esistita. Oggi, all'alba del mio tramonto, mi ritrovo al tuo fianco, facendo di me quello che avrei sempre voluto essere. Non è stato facile, ho dovuto mettermi a nudo, capire, raccontare, e tu sai meglio di me quanto sia difficile parlare. Sono stata aiutata in questo percorso, sostenendo i miei passi, capendo i miei silenzi, la mia dannata ostinazione. Mi è stato assegnato un compito difficile, di non semplice soluzione. Ho dovuto scavare, giorno e notte, tra i cassetti della memoria, per ricordare dove e quando ti avessi lasciata, dove e quando ti avessi abbandonata, dove e quando avessi rinunciato a vederti felice. Ho preferito fuggire, indossare abiti informi, occhiali scuri per non vederti, per non ammetterti di averti sempre giudicata colpevole, per aver cambiato i sentieri della vita, per essere diventata donna senza rispettarmi, senza dimostrare le capacità lavorative, lasciando dominare anche i pensieri ribelli. Sarei sicuramente una donna migliore se tu fossi stata al mio fianco. Avremmo gioito insieme dei successi e pianto per le malinconie. Ho costruito una corazza giorno dopo giorno, anno dopo anno, invecchiando nel fisico, mantenendo però il cuore fanciullo, i pensieri gioiosi tra i vigneti di quella verde collina. Ci divertivamo insieme, ci amavamo, dormivamo nel lettino strette abbracciate, eravamo amiche, confidenti, complici, poi il buio. Oggi vorrei chiederti perdono, mentre le lacrime solcano il viso stanco. Perdono per averti allontanata, per non aver compreso la tua sofferenza, per aver sempre pensato tu fossi responsabile di ciò che ha segnato la nostra vita per sempre. Vittime innocenti, le mani sudice di chi ha sporcato quel vestito nuovo cucito col sole in una calda giornata di maggio. Ritrovarci ora con sogni fanciulli, nonostante la durezza della vita, coscienti che nulla sarà più come allora, nell'entusiasmo mai scalfito di poter celebrare insieme la voglia di vivere, affinché il nostro cammino sia ricco di noi, rendendolo leggero nella profondità delle nostre radici, oltre i confini di quel tempo vissuto. Non posso cambiare il passato, né evitare la mia sofferenza. Oggi siamo qui, ti tengo per mano, nella gioia dello stare insieme, camminando verso la nostra casa, accoccolandoci all'ombra del vecchio ciliegio, raccogliere le rose dal nostro giardino, guardare quel passeggiare di nuvole spumeggianti, contare le stelle in una sera di luglio, esprimendo desideri forse mai realizzati. Ritrovarti per disperdere i grandi dolori, per stringere finalmente nel cuore la mia bimba dimenticata e poter dire: eccoci, queste siamo noi.
Mencioni, provincia di Varese. Applauso. Altra menzione di merito per Antonio Blunda, da Palermo, provincia di Palermo. Menzione di merito per Luca Taschini. Questa lettera va a me, ai miei pochi sorrisi, alle mie lacrime, alle mie grida, ai miei momenti di pazzia, ai miei momenti noiosi. Va a me che quando devo aiutare gli altri sono un'esperta e quando devo aiutare me stessa non sono neanche una dilettante. A me che trovo sfogo nel comprarmi una borsa o un vestito. A me che faccio l'indifferente e poi dopo piango perché dopo 8 anni di terapia ancora non riesco ad accettare perché ho dovuto restituire mia figlia al cielo. A me che quando mi trovo sola mi sento ansiosa perché i miei pensieri occupano la mia mente. A me che ho dato tanto amore e do tanto amore ai miei alunni e spesso da loro vengo ricambiata. Questi sono i momenti più belli della mia vita. Una me che molte volte non riesco ad accettare ma con la quale sto imparando a convivere. Una me che molti hanno cercato di cambiare ma che nessuno è riuscito a farlo. Sono cresciuta con la diffidenza stampata nel cuore, ma poi mi aggrappo a chiunque mi dia un briciolo d'amore. Ho tanti difetti cuciti addosso, ho l'estate nel sorriso e l'inverno negli occhi. Mi vedo ad un passo dal cambiamento, dalla voglia di essere presente a me stessa, ai miei sogni. Ma poi, come tutti i cambiamenti, prima che diventano qualcosa c'è la confusione, la paura, la solitudine. Ora mi sento persa dentro 1000 pensieri e parole, ma un giorno tutte queste vite che sto vivendo mi danno ragione di quello che sono e sarò. Ora è arrivato il momento di continuare il viaggio con prospettive nuove. Il passato non mi lascerà mai, il ricordo di Fabio la mi accompagnerà per il resto della mia vita. Non devo aggrapparmi solo al passato, ma ora devo attingere da me stessa, da questo mio presente doloroso sì, ma ricco di prospettive, di me, dei miei sogni e dei miei desideri. Ricordo di aver letto da qualche parte che i sogni sono mere rappresentazioni dei nostri più reconditi desideri, né via di fuga, sono al contrario strade maestre da percorrere. Ascolto me stessa, i miei sogni, il gusto del bello che da sempre mi seduce. Vela i pensieri dei miei desideri più veri, dei miei ideali,
ho certezza che tutto questo non è vano, non è destinato a perdersi del tempo. Sono onde di un mare che non conosce né confini né tempeste, e quando lo sconforto sarà più grande dei miei desideri, allora mi affaccio alla finestra, guardo quella montagna che ho davanti, ascolto il suono e godo del suo profumo, serena, nel farmi accarezzare dal vento che soffia leggero. Come un giorno leggeri saranno i miei affanni. Penso che per ognuno di noi c'è un giardino fatto di memorie, parole, profumi e suoni che germogli di anno in anno attraverso il nostro cuore. Quando la vita morde ed il pianto sembra vano, là troverò sempre me stessa e chi mi ama. Passo le ore sedute su quella panchina a guardarti, bella, bionda, ricca e ribelle, come solo tu sapevi essere, in attesa di rivederti e stare ancora insieme per sempre. Serena Lombardo dalla provincia Pesaro Urbino.